La finale A che assegna il titolo assoluto nonché un eventuale pass per il mondiale: Lucia Principi, Vanessa Cavagnoli, Francesca Fangio, Lisa Angiolini, Alessia Ferraguti, Sara Franceschi, Martina Carraro ed Elisa Fiorini. In difficoltà, l'ha confessato lei stessa, la primatista italiana Francesca Fangio. Riflettori puntati su una super in mattinata Lisa Angiolini. Sorprese Alessia Ferraguti, Sara Franceschi. Martina Carraro invece distante dal centro della vasca, come se la giocherà? Ma cercherà una gara sui suoi passi classici. La Carraro non è un atleta che va incontro all'ignoto, non nei 200 run, è un atleta che preferisce appoggiarsi. Per questo motivo la corsia 7 per lei non è così favorevole. Diventerebbe invece altro discorso se avesse l'abitudine a scappare via nei primi 100 metri. Questa mattina Angiolini ha messo in acqua un 200 di grandissimo spessore. Dicevamo come abbia fatto un salto di qualità importantissimo nei 100 metri, che ancora non ha trovato conferme nella doppia distanza. Blocchetto di partenza. E si va reattiva Alessia Ferraguti in corsia numero 5, Lisa Angiolini in corsia numero 4 in mattinata. Una batteria molto coraggiosa, praticamente all'attacco dall'inizio alla fine, quasi come se fosse una finale, ma la finale è questa qua. Tutto è molto più difficile, tutto è molto più complicato. Lei però sembra voler avere lo stesso atteggiamento di qualche ora fa, senza stare lì a pensarci troppo. Vediamo poi cosa dirà il cronometro nel momento in cui si arriverà alla prima virata, quella dei 50 metri. Lisa Angiolini con lei, Francesca Fangio e Alessia Ferraguti, poi arriva anche Martina Carraro. Angiolini 32 e 91. Devo dire coraggiosa anche la Ferraguti in 5 a tenere il passo di atlete che hanno dei personali sui 100 metri decisamente più rapidi di lei. Non vuole rimanere fuori dalla gara da subito e lo fa molto bene. I primi 50 metri lasciano un po' il tempo che trovano, e dai secondi che si capisce un po' il passo che stanno impostando le ragazze. E devo dire che la Fangio ha tolto il mantello della delusione, delle perplessità, sta provando a tenere gara, addirittura a fare gara. Prime due vasche tiratissime a dispetto di quello che è accaduto nelle batterie del mattino, con Martina Carraro che adesso si trova in prima posizione, 1:10:18, 14 centesimi meglio di Francesca Fangio, 26 centesimi meglio di Lisa Angiolini a metà gara, con Martina Carraro in corsia numero 7 che adesso però vede anche il cambio di marcia da parte di Sara Franceschi. Sì, bravissima, è ovvio, lei è meno performante nella prima parte di gara, ma quando ti porti una missista nei secondi 100 metri spalla a spalla diventa estremamente pericolosa. E qua la gara si fa fitta, perde leggermente campo la Fangio, ma soprattutto non riesce a essere così efficace la Angiolini. Scappa la Ferraro, resiste Martina Carraro e guadagna qualcosa nei confronti di Sara Franceschi e Lisa Angiolini. Per quello che riguarda Francesca Fangio, un leggero cedimento rispetto alle prime due vasche. Vediamo quello che accade in questo convulso finale di gara, dove è scomparsa Alessia Ferraguti dopo una prima vasca coraggiosa, forse troppo. Martina Carraro sempre davanti lì a picchiare testate in acqua, ma la nuotata è quella più efficace rispetto alle avversarie ed è Martina Carraro che va a vincere il titolo. Lo fa di prepotenza e d'autorità, 2:24:22. C'è il titolo italiano, non c'è il tempo per il Giappone, tempo comunque non lontanissimo da questo riferimento cronometrico. Brava Martina. Poi arriva Lisa Angiolini in seconda posizione e Sara Franceschi sorprende con il terzo gradino del podio. Mentre si è bloccato, te lo dico, il riferimento del nostro sistema informativo. Ma tanto noi abbiamo memorizzato tutto. Come no. Una grandissima prestazione da parte della Carraro, se mi permetti, ha una capacità di inquadrare la situazione e trovare sempre delle soluzioni vincenti, questo sia nei momenti felici sia nei momenti in cui qualcosa non va per il verso giusto, perlomeno non verso la perfezione. Ieri ha perso il 100, sicuramente un po' sofferto, ha mancato il pass e questo non le ha dato certo slancio, ma oggi sui 200 ha detto ok, entro in gara, la faccio e la porto a casa con una ferocia, devo dire, che l'ha sempre contraddistinta nel corso degli anni e che non ha mai perso neanche con la maturità. Molto brava.